Dai tempi di Leonardo da Vinci, l'arte e la tecnologia viaggiano insieme. A Milano, in particolar modo dalla seconda metà del Novecento, gruppi artistici hanno sperimentato tecnica, tecnologia ed espressività. L'arte è stata affidata a Zaven e il progetto per Team for Expo è un audioguida. Il nostro progetto, esatto, è un'audioguida, si chiama MUSA, ovvero Museum Assistant, ed è stato pensato per coinvolgere maggiormente i visitatori all'interno dei musei. Abbiamo portato la tecnologia che quotidianamente utilizziamo nei nostri telefonini a portata di mano anche all'interno degli spazi. Una delle tecnologie a cui MUSA fa riferimento è quella delle antenne beacon, che vengono in questo caso posizionate all'interno di una sala museale. Come funziona l'interazione tra MUSA e i beacon? I beacon sono delle antenne che funzionano con la tecnologia Bluetooth, che comunicano con il device che abbiamo progettato. In questo modo viene sempre riconosciuta la posizione del visitatore all'interno degli spazi e quindi sul display del device possono essere proiettate le opere d'arte che lo circondano. In questo modo la fruizione dei contenuti è molto più rapida e immediata. L'estetica formale di MUSA ricorda due grandi iconi del design italiano, in particolar modo due device di Olivetti. Abbiamo attinto a quelli che sono dei dettagli per noi molto significativi e importanti, li abbiamo citati all'interno del nostro progetto. Abbiamo guardato con molta attenzione alla Valentine di Sozzas e alla Divisum 18 di Mario Bellini. Quali elementi di MUSA ricordano in particolar modo Divisum 18 e Valentine? Dove si ritrovano nel device? La scocca di MUSA è disegnata ispirandosi alla Valentine perché di fatto è una parte in cui vengono inserite le componenti tecnologiche. Quanto a Divisum 18 abbiamo citato il particolare dei pulsanti in gomma che danno questa sensazione tattile molto gradevole e un'estetica molto precisa e importante. La rotondità dell'oggetto si conclude con un paio di cuffie che sono legate al device. Anche qui una serie di elementi e di trovate e di soluzioni si ritrovano nelle cuffie stesse. Sì, esattamente. Pensando a un oggetto di questo tipo, una delle componenti fondamentali è la sua igienizzazione, perché viene utilizzata da molte persone durante una giornata e persone diverse. E quindi volevamo disegnare una forma che sia facilmente pulibile e facilmente sostituibile.